Al centro della disciplina del codice Rocco, in ordine alla legittimazione a essere destinatari di sanzioni penali, si pone la figura dell'imputabilità che costituisce il requisito indefettibile per essere destinatari di una pena. Tête de chapitre. Al titolo terzo del libro primo è l'articolo 85, il quale recita: nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. E precisa al secondo comma, è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. L'equazione, tuttavia, vale soltanto in linea di principio, perché esistono dei soggetti, come i minori di 14 anni, che sono presunti non imputabili anche se capaci di intendere e di volere. Ed esistono soggetti incapaci che per peculiari ragioni vengono invece considerati imputabili. Le forme fondamentali di incapacità di intendere e di volere, cioè della categoria della medicina legale che individua la incapacità di percepire correttamente la realtà e di autodeterminarsi, sono previsti agli articoli 88 e 89 del codice penale. L'articolo 88 prevede il vizio totale di mente, per il quale non è imputabile chi al momento del fatto commesso per infermità era in un tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere, e l'articolo 89, vizio parziale di mente, il quale prevede il caso di chi per infermità fosse al momento del commesso reato in tale stato di mente da scemare grandemente, vale a dire da ridurre notevolmente la capacità di intendere e di volere. L'infermità è ogni alterazione anatomica o funzionale, anche momentanea, la quale può costituire uno stato transeunte o permanente e pertanto si differenzia dalla malattia, che invece è un processo patologico connotato da un decorso e da un esito. Dunque, la nozione di infermità è più ampia della nozione di malattia. In particolare, l'infermità di mente può derivare da qualsiasi patologia, quindi non solo da patologie psichiatriche, ma sia da patologie fisiche che da patologie psichiche. Le indicazioni del codice agli articoli 88 e 89 sono tassative e sono seguite dall'articolo 90, che esclude la rilevanza di stati emotivi e passionali. Ovviamente a meno che tali stati emotivi o passionali non siano determinati da infermità di mente. Dunque, le infermità concernono le psicosi, ma non concernono le psicopatie, le nevrosi e i disturbi della personalità. Il codice utilizza la formula capacità di intendere e di volere, volendo precisare che entrambe devono essere compresenti. Il requisito che devono essere compresenti al momento del fatto commesso è meramente cronologico, ma si è posto il problema in dottrina se non dovesse sussistere anche un requisito eziologico, intendendo per eziologia quel vocabolo derivante dal greco
aitia, che indica in greco classico la responsabilità processuale, e che in medicina indica l'agente fisico, chimico o traumatico di una infermità. Dunque ci si chiede se debba sussistere, oltre alla concomitanza cronologica della infermità con il momento del fatto commesso, anche una congruità del tipo di infermità con il tipo di illecito commesso. E questo vale sia per le patologie intercritiche, caratterizzate cioè da fasi in cui il soggetto non ha sintomi patologici e fasi critiche in cui insorgono i singoli, sia sotto il profilo di un doppio legame che dovrebbe in qualche modo indicare la congruità del fatto commesso con il tipo di patologia. Si pensi ad una persona la quale abbia commesso un delitto di sangue, ma la sua infermità, ammesso che sia ritenuta capace di attenuare la capacità di intendere e di volere, è la cleptomania, che sembra non abbia congruità con la capacità criminale di porre in essere delitti di sangue. E parimenti, un furto commesso da una persona che abbia una patologia come i maniaci sessuali. C'è un legame fra il furto e una situazione di abnormità della sfera sessuale. Ora, la tesi che vorrebbe estendere il requisito dell'eziologia al requisito della cronologia non è del tutto gratuita, perché alla fin dei conti il codice utilizza una formula ambigua, dice per infermità, ma per è una preposizione che potrebbe anche avere un valore causale. I casi maggiormente problematici sono costituiti dai disturbi mentali transitori, variamente denominati discontrollo episodico, reazione a cortocircuito, buffet delirante, in genere commessi per un evento psicotraumatizzante capace di scatenare una reazione incontrollata. Quelle sorte di raptus, per usare un termine non tecnico, di alterazione della coscienza, la quale è testimoniata ex post da un deficit mnemonico al momento della rievocazione del fatto. Il soggetto ha un momento in cui non controlla il proprio comportamento, ma poi, quando si tratta di rievocarlo, ha un deficit mnemonico. Nulla rimane nella sua memoria di quel momento di crisi. E poi l'altra situazione problematica sono quelle figure che vengono chiamate borderline, quindi intermedie fra fisiologia e patologia,
per le quali le sezioni unite della Corte di Cassazione, con una sentenza molto citata da criminologi e penalisti, la 9163 del 2005, pur mantenendo a grandi linee un indirizzo biopsicologico, però ha ritenuto che la incapacità di intendere e di volere possa essere estesa anche a disturbi come le neurosi e le psicopatie, quando per intensità siano in grado di pregiudicare le capacità intellettive. Ora, il requisito del codice è infermità, quindi tutto sta a vedere se psicopatie e nevrosi possano essere inserite, quando sono estremamente rilevanti, nella nozione di infermità. Il codice voleva rimanere ancorato, anche per non creare tutta una serie di equivoci, al carattere organico e funzionale, escludendo le altre abnormità. E bisogna considerare che il principio di legalità continua a essere un principio fondamentale che non autorizza l'interprete a ad andare oltre la sfera della patologia. De iure condendo, qualcuno aveva proposto di cancellare la formula per infermità e di mantenere il discorso solo sulla capacità o meno di intendere e di volere, ma il codice a tutt'oggi richiede che la capacità o incapacità di intendere e di volere sia fondata sul requisito cronologico della infermità, eventualmente estensibile al requisito eziologico della infermità per accertare una congruità fra il tipo di disturbo e il tipo di reato messo in essere. Del resto, le società italiane di criminologia, di medicina legale e di psichiatria hanno sconsigliato, con una commissione congiunta creata ad hoc, di allargare le maglie della esclusione della capacità di intendere e di volere alle semplici anomalie o ai semplici disturbi della personalità. La mancanza di capacità di intendere e di volere può essere dovuta a ragioni patologiche, ma anche a ragioni fisiologiche, come l'immaturità. Infatti, l'infraquattordicenne è presunto essere immaturo e quindi incapace di intendere e di volere, anche se avesse acquisito la capacità di intendere e di volere. Ragione per la quale in molti stati l'età è stata abbassata dai 14 anni ai 12 anni in considerazione delle bande criminali di minori e della utilizzazione di minori per ogni serie di reati, fra tutti soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sfera la quale si trova fra il compimento del 14° anno e il compimento del 18° anno, il legislatore italiano all'articolo 97 chiede che la imputabilità o meno, cioè la valutazione della maturità del soggetto, sia condizionata ad un accertamento in concreto, così come lo chiede all'articolo 98 per i sordomuti. Queste due disposizioni sono fondamentali, perché dal punto di vista sistematico è chiaro che se gli articoli 97 e 98 chiedono eccezionalmente al giudice
di accertare la capacità di intendere e di volere, vuol dire che in tutti gli altri casi il giudice non è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere e si baserà sull'id quod plerunque accidit, su regole di esperienza. Soltanto quando sorga il sospetto per un qualche comportamento ritenuto abnorme che il soggetto possa non essere stato capace di intendere e di volere al momento del fatto, il giudice discrezionalmente potrà disporre di accertare la capacità di intendere e di volere. E purtroppo è avvenuto in diversi casi che il giudice, abusando di questa discrezionalità, non abbia riconosciuto delle situazioni che invece erano, nelle quali invece erano presenti indicatori di patologie che sarebbe stato opportuno accertare tramite perizie psichiatriche. Così come esistono casi in cui il soggetto è incapace di intendere e di volere, ma il legislatore ritiene invece che il soggetto debba essere ugualmente considerato imputabile o addirittura che la pena debba essere aggravata. Quindi da una parte abbiamo il caso dell'infraquattordicenne che è incapace, o meglio, non è imputabile, si presume che non sia imputabile anche se è capace di intendere e di volere. Dall'altra parte abbiamo dei casi di soggetti sicuramente incapaci di intendere e di volere al momento del fatto, ma che il legislatore ritiene ugualmente imputabili e perciò destinatari di pena, legittimati ad essere sottoposti a pena. Si tratta dei casi di ubriachezza o di stupefazione volontaria, cioè consapevole, intenzionale, cioè il soggetto ha deliberato di ubriacarsi, voleva ubriacarsi, non era semplicemente consapevole del fatto di bere e della pericolosità del bere, o colposa, cioè incauta, il soggetto non ha tenuto conto che l'assunzione di sostanze alcoliche non è da lui ben tollerata. Identico meccanismo stabilito per l'ubriachezza e stabilito per l'uso di sostanze stupefacenti. Infine è prevista l'ipotesi dell'ubriachezza o della stupefazione preordinata a commettere un reato o a prepararsi una scusa. Il soggetto viene ad autoincapacitarsi, è consapevole di autoincapacitarsi, ma commette il reato in una situazione in cui non era più capace di intendere e di volere, e allora l'ordinamento fa retragire l'azione tipica, quella che viene considerata punibile, al momento in cui il soggetto, al fine di commettere il reato, prepararsi una scusa, assume sostanze alcoliche o stupefacenti. Quando un soggetto incapace di intendere e di volere commette un reato ed è ritenuto pericoloso, cioè si ritiene che la sua capacità criminale sia notevole e che autorizzi un pronostico ad una futura commissione di reati, il soggetto può essere sottoposto a misure
di sicurezza, detentive o personali, terapeutiche o intese a neutralizzare la pericolosità del soggetto. Queste misure di sicurezza sono il portato della scuola positiva nata dagli studi di Lombroso, continuata con gli studi di Garofalo e di Ferri, che ha avuto un momento di grande rilievo quando nel 1921 il progetto Ferri propose di abolire le pene sostituendole tutte con misure di sicurezza, e la cui rilevanza normativa nel codice Rocco si riscontra non soltanto in quelle forme di pericolosità qualificata, quali sono l'abitualità a delinquere o la professionalità a delinquere, ma nel sistema del doppio binario, che prevede sia pene dissuasive dal tenere un certo comportamento, sia misure di sicurezza terapeutiche o appunto volte a neutralizzare la pericolosità del soggetto che abbia commesso un reato. Sono misure che avevano fatto del codice 1930 non solo un monumento di scienza giuridica, ma anche un codice di grande modernità. Aveva previsto l'utilizzazione di colonie agricole e case di lavoro, aveva previsto l'utilizzazione di misure come il divieto di soggiorno o il divieto di frequentare determinati luoghi pericolosi, ma le misure di sicurezza, ad eccezione della libertà vigilata, sono poco amate dai giudici italiani, mentre sono state esportate nei paesi nordici e in Germania, dove vengono utilizzate con grandissimo successo. I due requisiti per applicare la misura di sicurezza sono appunto l'aver commesso un reato e avere una qualifica di pericolosità, cioè di elevata capacità a delinquere, che faccia, che autorizzi il giudice ad un pronostico che il soggetto in futuro commetterà reati. La incapacità di intendere e di volere è stata studiata particolarmente in Italia dalla scuola positiva. Negli altri paesi che hanno importato gli studi italiani, la incapacità di intendere e di volere è stata intesa però in una forma diversa da come è stata intesa in Italia. Per esempio, in Germania la capacità di intendere e di volere costituisce un presupposto della colpevolezza. I tedeschi non sanno o non vogliono rinunciare alla eticizzazione del diritto penale e ritengono pertanto che un soggetto possa essere punito, possa essere considerato autore di un reato, prima ancora che punito, soltanto se è riprovevole. E allora si dice se il soggetto era incapace di percepire il valore del proprio comportamento e di autodeterminarsi non è riprovevole. E così in Germania il soggetto incapace non commette un reato. A differenza dell'Italia, dove facendo tesoro degli studi del progetto Ferri, il legislatore italiano ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere non abbia nulla a che vedere con il reato. Le situazioni come il dolo, cioè la consapevolezza e la volontà di nuocere, la consapevolezza e la volontà di arrecare un evento offensivo, o come la colpa, cioè la negligenza, imprudenza e imperizia,
possono verificarsi sia nelle persone capaci di intendere e di volere che nelle persone incapaci. Il minorenne immaturo è perfettamente consapevole dell'offesa che arreca rubando il telefonino o la bicicletta al compagno di scuola. Quindi la capacità di intendere e di volere non ha a che vedere con l'imputazione soggettiva, con la colpevolezza, o come direbbero i tedeschi, con la rimproverabilità. Anche una persona incapace può essere rimproverabile, ma l'ordinamento italiano ha formulato un'opzione laica, la quale non si occupa della rimproverabilità del soggetto, si occupa del carattere dissuasivo della pena per le persone imputabili e del carattere terapeutico e neutralizzante da pericolosità per le persone non imputabili. Pertanto, nell'ordinamento italiano, a differenza di quello tedesco, l'incapace di intendere e di volere può essere autore di un reato e gli articoli dall'85 in poi, contenuti nel terzo titolo, cioè nel titolo dedicato al reato, servono solo a specializzare la sanzione. Ha commesso un reato, ma non è legittimato a essere destinatario di una pena, ma eventualmente, se pericoloso, soltanto di una misura di sicurezza. L'importanza della scelta italiana non è di piccolo momento. In primo luogo, stabilisce, attesta che il codice italiano è un codice laico basato su di una idea agnostica circa la capacità di intendere, circa il libero arbitrio. I tedeschi presuppongono il libero arbitrio non perché ci credano, ma perché ritengono che il libero arbitrio sia un postulato inevitabile di ogni sistema penale. Invece, dice nei lavori preparatori, Rocco, non ho creduto di giurare sul vero dell'una o dell'altra dottrina. Il codice Rocco, il codice italiano del 1930, non vuole porsi il problema del libero arbitrio. La capacità di intendere e di volere non è un elemento costitutivo del reato, riguarda la specializzazione della sanzione da parte di chi abbia commesso un reato. E questa scelta è una scelta lungimirante del legislatore italiano, perché mentre gli studiosi tedeschi e oggi anche quelli americani, di fronte alle scoperte delle neuroscienze, che sotto un certo profilo potrebbero rimettere in gioco l'intera problematica del libero arbitrio, invece il codice italiano è al riparo da queste dirompenti acquisizioni delle neuroscienze, qualora ci dicessero che appunto il soggetto non può essere considerato rimproverabile, perché l'ordinamento italiano laico e agnostico non si basa sulla rimproverabilità, ha previsto, grazie agli studi ancora iniziati nel primo Novecento dalla scuola positiva, di separare reato e autore del reato e di prevedere per l'autore del reato sanzioni differenziate a seconda che questi fosse capace di intendere e di volere, fosse pericoloso o non pericoloso.